Siamo qui col presidente della Frocia. Allora, grande partita, presidente, grande cuore questa squadra. L'abbiamo sbloccata alla fine del primo tempo. Come l'ha visto il primo tempo? Ma è una grande partita, grandissima prestazione, non per essere presuntuoso, ma secondo me i ragazzi in più di un'occasione, compresa oggi, hanno dimostrato di poter affrontare alla grande questa nuova serie. E penso, ribadisco, che in casa comandiamo noi, assolutamente nessuno verrà a fare il risultato. Ok, presidente, allora ci vediamo a fine partita e spero per un bellissimo risultato. Ok, a dopo. Grazie, a dopo. Ecco che abbiamo anche il mister Caputo, allenatore degli allievi là sotto. Sta verificando qualche strategia per domani. Mandiamo l'acqua.
E fuori! Allora, siamo qui con Mister Pullì. Allora, mister, oggi grandissima partita, sofferta fino alla fine, però alla fine l'abbiamo vinta, eh? Eh sì, oggi sofferta. Abbiamo incontrato forse la squadra, sicuramente la squadra più forte del campionato. Si vedeva che era una squadra organizzata, tatticamente non sbagliava quasi niente. E noi siamo stati bravi ad aspettarli e a ripartire nei momenti giusti. Abbiamo sfruttato anche, diciamo, al massimo le nostre occasioni, anche se potevamo chiuderla anche prima la partita, però oggi i ragazzi sono stati fantastici sotto tutti i punti di vista, per abnegazione, sacrificio, tatticamente sono stati perfetti. Ma d'altronde oggi, se non eravamo perfetti, la partita non si vinceva, perché abbiamo davvero una squadra forte.
Naturalmente sono stati tutti bravissimi, però un elogio al portiere, oggi l'ho visto in forma. Che ne dici? Vabbè, sinceramente non mi sento di dire chi è stato il primo, perché sono davvero, davvero sono tutti bravi. Il portiere ha fatto quello che doveva fare, la sua parte, e sicuramente ha fatto una grande gara, ma una grande gara l'hanno fatto davvero tutti quanti, sotto tutti i punti di vista, vorrei sottolineare, non solo calcistico, ma anche per l'attaccamento alla squadra, si è visto proprio un gruppo. E sta è una partita, insomma, che è una piccola soddisfazione che ci prendiamo in questo campionato. Chiaramente anche è stata una partita che abbiamo, secondo me, meritato. E questo ci deve dare morale per proseguire nel nostro cammino, che ricordiamoci che è quella della salvezza. Allora mister, forza Castrum. Sempre. Grazie. Allora siamo qui con mister Cuviello, primi in classifica, grande squadra, siete venuti qui a Viggianello oggi, si sperava naturalmente in una vittoria, ma naturalmente come abbiamo potuto vedere noi del castrumviggianelle.it, la partita è stata bellissima, molto, molto sofferta da mille parti, avete tentato alla fine, ho visto il giochetto del portiere, vi era quasi andata bene, giusto? Sì, sì, è stato proprio così. Siamo partiti non per vincere, però per fare una bella partita. Poi purtroppo ci sono mancati degli elementi fondamentali della squadra che infortunati non sono potuti venire, però i ragazzi che hanno giocato hanno dato il massimo. Sapevamo che era una squadra tosta il Castrum, però in tutti i modi, una volta subito il primo gol ci siamo sbilanciati un pochettino, abbiamo lasciato in contropiede un po' la squadra avversaria. Però poi alla fine abbiamo cercato di fare di tutto, abbiamo giocato gli ultimi minuti col quinto uomo, si è andata male, abbiamo subito il terzo gol, però diciamo che i ragazzi non ha niente da rimproverare ai ragazzi, perché hanno dato il massimo. Poi con un cambio soltanto abbiamo portato 3 under, perché gli altri, come avevo già detto, che erano infortunati, però merito anche all'altra squadra, anche se diciamo che 3-1 sembra un risultato un po' troppo pesante per noi, perché secondo me non meritavamo nemmeno la sconfitta, è la verità, però purtroppo nel calcetto succede di tutto. Oggi abbiamo perso, merito alla squadra, al Castro. Comunque complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo, e grazie. Crepi.